Il disagio giovanile passa anche e soprattutto dal consumo smodato di sostanze psicotrope e oggi sono davvero tante, difficili da comprendere e da conoscere. Pescara è una città estremamente giovane. Questa è una fonte dell'amministrazione comunale e il disagio giovanile si manifesta seriamente. Il disagio giovanile si manifesta in tutte le forme possibili che vanno da comportamenti da sballo, da eccessi vari, dall'uso di droghe, dagli abusi alcolici, al bullismo, a atteggiamenti aggressivi. Noi dobbiamo fare i conti con una realtà che si rinnova spesso peggiorando. Ciò che colpisce molto è che le fasce giovanili sono spesso portatrici di grandi sensibilità, di grandi talenti, ma come dire, manca loro lo specchio, no? Cioè la possibilità, gestendo anche il proprio protagonismo, la propria creatività, la possibilità di costruire dei tratti di personalità che siano socializzanti piuttosto che vocati all'egoismo, a rinchiudersi in se stessi, all'appagamento di qualsiasi desiderio nel momento in cui questo desiderio si forma. Insomma, in una parola, la difficoltà nell'immaginare e costruire un futuro plausibile. Ecco, l'approccio non passa solamente attraverso, anzi non dovrebbe passare attraverso la repressione, ma attraverso la prevenzione, come diceva lei, trovare uno specchio nella società. Ma queste opportunità ci sono? Noi facciamo attività di prevenzione incontrando 1300-1400 studenti l'anno con corsi, con corsi strutturati e la LAD inoltre affianca i CIC di 5 delle maggiori scuole della città di Pescara, la Terno, la De Cecco, l'Acerbo, il liceo classico d'Annunzio e la Di Marzio, con attività che sono estremamente importanti. Abbiamo anche fatto nei 2 anni precedenti dei corsi molto apprezzati, degli interventi molto apprezzati in alcune scuole sul bullismo. Tuttavia, credo che occorra uno sforzo culturale, valoriale, se mi permettete anche politico, per appoggiare tutte queste iniziative, e debbono essere tutte queste cose finalizzate a investire sui giovani. I giovani non hanno spesso la percezione del futuro perché sovente purtroppo non hanno futuro. Lo sforzo dovrebbe essere anche politico e istituzionale. E l'amministrazione comunale di Pescara fa abbastanza o si affida semplicemente al volontariato di queste persone? Purtroppo questo è il primo anno in cui è stata istituita una delega al disagio giovanile. È una piaga sociale, la chiamano la nuova piaga sociale. Stiamo partendo in ritardo, e ben venga questa delega, ben venga questo interesse dell'amministrazione comunale di Pescara per questo grande problema. Io aggiungo ai problemi già enunciati dall'amico Gianni Cordova, aggiungo anche problemi di alimentazione, anoressia, bulimia, sono tutti piccoli segnali che ci fanno capire che dobbiamo costruire un futuro. Per costruire un futuro bisogna impegnare tanti fondi. Molto probabilmente questo problema del disagio giovanile è conosciuto da pochi, dagli addetti ai lavori e poco dal mondo politico, poco dal mondo della solidarietà istituzionale. La stessa mia delega non ha eccessivi fondi. Ecco, voi spendete abbastanza, lei lo sta dicendo, però spendete abbastanza. Beh, prima c'erano stati progetti con le politiche sociali del comune, con le precedenti amministrazioni, che si dirigevano verso tutte le varie fasce di emergenza sociale. Qui questa volta, per la prima volta, uno dei pochi comuni in Italia ha proprio una delega, un assessorato al disagio giovanile, che mi onoro di rappresentare. Però... Ecco, ma la sostanza ce l'ha, pare che nell'ultimo consiglio comunale le risorse siano state dimezzate. Sì, sono state dimezzate, molto probabilmente per scarsa conoscenza di alcuni colleghi anche dell'opposizione, che hanno pensato di portare emendamenti prendendo fondi dal disagio giovanile. Ecco, forse non hanno avuto neanche loro la percezione di quanto sia importante. Io voglio dare dei numeri. Il signor Cordova dice che raggiunge 1400 studenti l'anno. La popolazione fino ai 26 anni a Pescara, solo Pescara, non parlo di provincia, è di 18.000 ragazzi fino ai 26 anni. La fascia dove noi
noi dobbiamo cominciare ad intervenire, visti i fenomeni che si verificano nei ragazzi al di sotto dei 13 anni. Parliamo di coma etilico, parliamo di uso di sostanze stupefacenti al di sotto dei 13 anni. Va dagli 11 ai 18 anni, parliamo di più di 10.000 ragazzi e bambini. Qui abbiamo i bambini che devono essere seguiti. L'amministrazione comunale ha una grande responsabilità. Io sento sulle mie spalle una grande responsabilità verso questi ragazzi e verso tutte le famiglie di questi ragazzi. Noi dobbiamo fare tanta prevenzione e purtroppo su molti di loro dobbiamo anche intervenire con la cura e anche seguirli, perché per alcuni di loro non c'è più prevenzione, c'è solamente adesso la cura e l'intervento. Quindi la politica e le istituzioni che gli siano vicini anche se non votano? No, anche se non votano, purtroppo non votano e quindi hanno poco valore, però le loro famiglie votano. E io penso che è un dovere sociale, sento questa delega sulle mie spalle molto forte, è una cosa molto importante, sarà mia cura adesso sensibilizzare tutti i colleghi della politica, non solo comunale, provinciale e regionale. E spero di poter fare al più presto un viaggio in Europa per vedere come in partnership con altre città europee possiamo portare avanti, cominciando da Pescara, dove il fenomeno non è così largo ma è grande, è importante e purtroppo, come diceva il signor Gianni Cordova, è un fenomeno destinato, ahimè, ad aumentare. Dobbiamo intervenire, io andrò a vedere quali sono tutte le potenzialità offerte sia dai bandi europei ma anche dalla politica. Ce la metteremo tutta, ci rimbocchiamo le maniche, come ha detto il nostro sindaco, ora dobbiamo veramente lavorare a testa bassa, ci auguriamo di poter contare su fondi più avanti, magari con una grande variazione di bilancio, perché questa delega merita rispetto, merita considerazione e ha bisogno di tanti tanti fondi, veramente tanti. Più occasioni di socializzazione, di dialogo e magari meno pasticchi. Certo, meno pasticchine, ma anche più possibilità di costruire la propria identità. C'è una cosa che accomuna tutto il disagio sociale, giovanile in particolare, è la ricerca della onnipotenza, il desiderio di fare a meno di tutto e di tutti, attraverso anche i disturbi alimentari o le esibizioni di forza o quel coraggio mostrato usando le sostanze e quindi sfidando ciò che si sa delle sostanze. Ebbene, tutte queste cose sono accomunabili da questa ricerca di onnipotenza che spesso cerca di coprire la fragilità e il senso di impotenza, solo indirizzando i giovani ad essere se stessi, a costruire un futuro e a spendersi in una speranza, si potrà sperare di eliminare o di ridurre gli affluenti di quello che giustamente l'assessore chiama un fiume in piena. Si può sbagliare, certamente nella vita si possono commettere tanti errori, l'importante è che ci siano le occasioni per rinascere, per risorgere, per continuare a vivere, vale la pena. Post.